Grazie Presidente. Per quanto riguarda i principi generali, naturalmente siamo favorevoli, ovvero combattere la violenza di genere con ogni strumento è un obiettivo morale, quindi ovviamente lo vogliamo perseguire con forza. In particolare, combatterla attraverso lo sport è un altro convincimento che è nostro e sul quale siamo pienamente d'accordo. Per quanto riguarda le proposte concrete, i progetti pilota, anche siamo d'accordo nel senso che l'idea di realizzare dei percorsi, delle aree sportive illuminate per poter praticare sport in sicurezza anche la sera è un qualcosa al quale abbiamo già iniziato a lavorare da tempo. Cito come esempi di progetti già realizzati la ciclabile sul Lungotevere, dove è stata ripristinata l'illuminazione ad ottobre del 2017 in occasione della Gran Fondo Campagnolo. Cito un altro progetto al quale teniamo molto, al quale stiamo lavorando, che è quello dell'illuminazione delle spiagge nel decimo municipio. Per quanto riguarda il Parco degli Acquedotti, che è citato nella proposta di delibera, mi approfitto per segnalare che lunedì prossimo ci sarà una commissione sopralluogo presso il Parco degli Acquedotti, un progetto al quale lavoriamo da 13 mesi insieme a FIDAL, insieme all'ente Parco. Quindi, insomma, questo per dire che per quanto riguarda sia i principi che le proposte, sono nei contenuti siamo naturalmente d'accordo. Semplicemente direi che non è più tempo di linee guida, cioè le linee guida andavano bene forse a luglio 2016, ma oggi si dovrebbe parlare più di progetti, di progettazione. E quindi per questo motivo voteremo in senso negativo, contrario, perché appunto ci siamo già attivati ormai da quasi 2 anni e quindi invece che discutere sui principi, sui quali ovviamente non si può non essere d'accordo, ci piacerebbe comunque lavorare insieme, però ecco, sui progetti concreti. E da questo punto di vista ovviamente siamo come sempre a disposizione. Grazie.